Adesso è il momento di Marco Travaglio, del suo passaparola, che ci parlerà di cosa accade in Italia, che si parla spessissimo di complotti. Marco Travaglio. Ogni volta che il governo Meloni deve nascondere o coprire o giustificare un suo disastro, grida al complotto. Il ministro Crosetto da solo in un anno è riuscito a sfornarne ben tre. A marzo disse che c'era un complotto dietro il boom degli sbarchi dei migranti. È una strategia chiara di guerra ibrida della Wagner, i mercenari al soldo della Russia in alcuni paesi africani. Insomma, a stato Putin, non la solita storia. E anche Prigozhin, che era ancora vivo, spingitori di migranti verso l'Italia. Chi lo diceva? Secondo Crosetto, i servizi segreti, che però l'hanno subito smentito e hanno detto che la Wagner era irrilevante nei flussi migratori. Allora, Crosetto è stato smentito anche dal numero due della Commissione europea, Margaritis Schinas, che disse: la Wagner è qualcosa di accessorio, le persone fuggono da guerre e persecuzioni verso una vita migliore. Ma va, poi Prigozhin è morto e i migranti hanno continuato a migrare. Pazienza, è andato così il primo complotto. Il secondo è quello che Crosetto evoca ad agosto, quando dice che c'è una nuova P2, una centrale di dossier per rovesciare lui e il governo, perché c'era un ufficiale della finanza che lavorava in antimafia e, secondo queste voci, raccoglieva e spifferava dossier segretissimi. Poi si è scoperto che l'ufficiale faceva il suo dovere, stava indagando sul mandato di un PM, su due soci poco raccomandabili di Crosetto in alcuni B&B. E pazienza, è andato così anche il secondo complotto. E allora, terzo complotto, quello di oggi. Crosetto che torna alla carica con questo complotto di magistrati carbonari che si riuniscono in segreto per rovesciare il governo. Chi l'ha detto? Dice: me l'hanno raccontato, cioè siamo a livello di me l'ha detto mia zia. Che dicono queste toghe carbonare? Le toghe carbonare hanno detto, pensate, che le leggi vanno interpretate, cosa notissima, che se una legge è incostituzionale non si applica, cosa stranota, e una magistrata addirittura ha detto che è contro il premierato, che non è un reato, si può essere contro il premierato anche da magistrati, perché il giudice deve essere imparziale sul suo imputato, non sul premierato, sul terrapiattismo o sull'eliocentrismo, su quello la può pensare come gli pare. Ma soprattutto le riunioni carbonare delle toghe rosse non erano in un sottoscala o in una loggia, erano pensate al congresso nazionale di magistratura democratica davanti a Conte, alla Schlein e persino alla Russa. È il primo caso al mondo di complotto fatto alla luce del sole. E pazienza, è andato così anche questo. Anche la Meloni aveva annunciato un complotto per buttarla giù e sostituirla con un governo tecnico, tipo quei brutti governi tecnici di Dini, Monti e Draghi. Il primo, quello di Dini, fu votato dalla Lega e da AN, il secondo dal PDL con dentro la Meloni, il terzo, il governo Draghi, l'hanno votato la Lega e Forza Italia. Quindi senza la Meloni e i suoi alleati non avremmo mai avuto nessun governo tecnico. No, basta avvertirli, così la prossima volta non lo votano. Poi comunque si è scoperto che chi congiurava veramente contro la Meloni per buttarla giù erano suo cognato e suo compagno, Lollobrigida e Gianbruno, e quindi era un autocomplotto più che un complotto, tutto in famiglia. Gli unici complotti veri non sono quelli negli ultimi 30 anni, non sono quelli che la destra ha denunciato, sono quelli che la destra ha fatto, con l'aiuto del premiato bufalificio di Arcore e dei giornali del gruppo Fininvest, anzi Fininvent, visto che inventano, di sana pianta. 1994. Berlusconi, indagato per la prima volta dal pool Mani Pulite per corruzione della Guardia di Finanza, siccome Di Pietro era più popolare di lui, era più popolare pure della Madonna in quel momento, Previti e Paolo Berlusconi raccolgono un dossier per far il dossier Gorrini per far dimettere Di Pietro prima che interroghi Berlusconi. Missione compiuta, Di Pietro si dimette, Berlusconi a quel punto gli offre di candidarsi con Forza Italia, Di Pietro rifiuta, prepara un suo partito e allora Berlusconi, terrorizzato, nel 95 cosa fa? Chiama un amico suo e di Di Pietro, il costruttore Antonio D'Adamo. Gli dice: si prepari, siamo nelle sue mani, bisogna fregare Di Pietro. Lo invita a casa sua e gli promette aiuti finanziari se calunnierà Di Pietro. Dovrà dire che Di Pietro ha preso una tangente di 5 miliardi per tenere fuori da Mani Pulite il banchiere Pacini Battaglia. Berlusconi registra questo colloquio con D'Adamo di nascosto, poi fa un tagli e cuci e porta la bobina così modificata geneticamente ai PM di Brescia che indagano Di Pietro per concussione. Il giornale titola: dal Messico gravi accuse di Pietro
Raggio dice che Pacini Battaglia ha dato una valigetta con 5 miliardi per Di Pietro. L'anno dopo, nel 96, Giuliano Ferrara sul Foglio pubblica un'intercettazione raccolta dal GICO della Guardia di Finanza in cui il banchiere Pacini Battaglia dice che Di Pietro lo ha sbancato. Ferrara si scatena contro Di Pietro dicendo che è un corrotto, una baldracca, una troia dagli occhi ferrigni, un trafficante, un protettore di biscazzieri, un golpista che fa vomitare. Poi si scopre un errorino nella trascrizione. Pacini Battaglia non diceva sbancato, diceva sbiancato. Perché? Perché Di Pietro l'aveva fatto arrestare e poi condannare, quindi altro che prendere le tangenti per salvarlo dalle inchieste. Naturalmente il GICO si era dimenticato nelle trascrizioni di inserire quella che scagionava Di Pietro, perché Pacini Battaglia diceva: io a Di Pietro i soldi non glieli ho dati. E così Di Pietro a Brescia viene prosciolto, e pazienza, è andata così. 1997, Berlusconi ci riprova, denuncia tutto il pool di Milano, sempre a Brescia, per attentato a organo costituzionale, cioè a lui, un colpo di Stato col famoso avviso di garanzia per la corruzione della Guardia di Finanza che il pool gli avrebbe mandato per rovesciare il suo governo. Un golpe. A sostenere l'accusa corrono a Brescia due marescialli dei carabinieri, Strazzeri e Corticchia. Corticchia, amicissimo di Emilio Fede. Prima era un poveraccio che scappava dai pignoramenti e non aveva una lira. Appena incontra Emilio Fede e Berlusconi Arcore per concordare la sua testimonianza, diventa ricco sfondato. Nuova casa a Milano, Villa Santo Domingo, 250 milioni di lire versati in contanti. I giudici scoprono che racconta balle e arrestano sia Strazzeri sia Corticchia, che patteggiano la pena. E il colpo di Stato archiviato dal giudice con queste motivazioni. Le indagini sulle Fininvest iniziano prima che Berlusconi entri in politica, anzi c'è il sospetto che Berlusconi entri in politica per bloccare le inchieste sulla Fininvest. E soprattutto l'avviso di garanzia non c'entra niente con la caduta del governo Berlusconi numero uno. Perché? Perché due settimane prima Bossi aveva già deciso di farlo cadere perché non era d'accordo con la riforma delle pensioni. E chi lo dice? Lo dice sia Bossi sia Maroni ai PM di Brescia. Come i pifferi di montagna, Berlusconi è partito per suonare ed è tornato suonato. E pazienza, è andato così. 2001, Berlusconi torna al governo, secondo governo, grande scoop di Panorama e del giornale che sono suoi, il gioco dei quattro congiurati. In gran segreto, in un hotel di Lugano, si sono incontrati, pensate, quattro giudici, la Boccassini, Castresana dalla Spagna, Dal Ponte dalla Svizzera e la Paciotti dall'Italia, per complottare, addirittura per arrestare il presidente del Consiglio Berlusconi. Poi purtroppo i quattro magistrati dimostrano che uno era a Milano, uno era a Madrid, uno era a Bruxelles e uno in Tanzania. A Lugano non c'era nessuno quel giorno, e pazienza, il giornale e Panorama vengono condannati per diffamazione. È andata così anche questa. 2002 ci riprovano. Il centrodestra con Berlusconi al governo vara due commissioni parlamentari d'inchiesta contro il leader dell'opposizione Prodi, la Mitrokhin e la Telecom Serbia. La Telecom Serbia, presieduta dall'avvocato di Dell'Utri, indaga su tangenti al centro-sinistra per l'acquisto della compagnia telefonica serba di Milosevic da parte della Telecom Italia, con una mazzettona di 450 miliardi di lire, pensate, spartiti fra Prodi, Fassino e Dini su tre conti cifrati: il conto Mortadella, il conto Cicogna e il conto Ranocchio. Chi lo dice? Un super testimone affidabilissimo, un certo Igor Marini, che si presenta come conte polacco, giura di avere trattato lui l'acquisto di Telecom Serbia e la mazzetta, ma di avere dimenticato le prove in Svizzera. Il giornale guida la campagna e prende tutto per oro colato, anche la commissione parlamentare si beve tutto quello che dice Marini e parte con Igor per Lugano. Si dimenticano però di avvertire le autorità svizzere, che li arrestano tutti, sia Marini sia i parlamentari. Poi i parlamentari vengono rilasciati, Marini invece viene trattenuto perché si scopre che era ricercato per avere truffato alcuni alberghi. Mangiava, beveva e dormiva e poi scappava senza pagare il conto, come un altro conte, il Mascetti di Amici Miei. I PM di Torino indagano, e per capire se questo Marini può mai avere trattato la cessione di una compagnia telefonica e delle tangenti di quell'entità, vanno a vedere che cosa fa e scoprono che vive in un tugurio fuori Brescia e di mestiere fa il facchino ai mercati generali con le casse di frutta e verdura, che è la tipica attività di uno che fa il mediatore di società fra Stato e Stato. Interrogano la seconda moglie, che dice: ha truffato pure me, non era un conte, non era un polacco, si spacciava anche per il numero 2 dello IOR, la banca del Vaticano, e per un amicissimo del Papa.
La prima moglie, la soubrette Isabella Russinova, in lacrime, dice ai PM: Igor ha preso in giro anche me, prima mi vergognavo, adesso che ha truffato l'intero Parlamento mi sento meno sola. Dei conti Mortadella, Cicogna e Ranocchio non si trova nessuna traccia, della tangente nemmeno. Marini viene condannato a 10 anni per avere calunniato Prodi, Fassino e Dini, e si scopre che c'è effettivamente un politico che ha ricevuto dei soldi provenienti dall'affare Telecom Serbia senza commettere reati. È un membro della commissione parlamentare Telecom Serbia, un certo Italo Bocchino. E pazienza, è andata così. L'altra commissione è quella sul dossier Mitrokhin, cioè sui presunti infiltrati del defunto KGB in Italia. La presiede il forzista Paolo Guzzanti, il papà di Sabina, di Corrado e di Caterina, che nomina un super consulente ancora più affidabile del conte Igor. Come si chiama? Mario Scaramella, viene da Napoli e ha passato la vita tra espedienti, millantati credici, fondazioni di organizzazioni internazionali antiatomiche tra lui e la fidanzata e centri studi inesistenti. Si spaccia anche per giudice antimafia senza esserlo. Un cazzaro, anche se legato al Sismi e alla CIA. La commissione gli crede ciecamente, proprio come a Igor, e quindi gli vanno dietro, anzi lo mandano in giro per l'Europa a intervistare vecchie spie del KGB in menopausa, che naturalmente non sanno niente del centro-sinistra italiano, però sanno molto di Putin. Però a Scaramella di Putin non gliene frega niente. È interessato a Prodi, a dimostrare che Prodi è un agente del KGB. Purtroppo nessuno risponde. A parte una spia che ha sentito dire da un'altra che è morta, che un'altra, morta anche quella, aveva saputo da un'altra che Prodi era amato dal KGB. Quindi è la prova provata. Prodi è un agente sovietico, forse anche coinvolto nel caso Moro. Già che c'è, Scaramella indaga pure su Diliberto e su Pecoraro Scanio, anche loro spie nonostante la tenera età. Nei rapporti cifrati Scaramella chiama Pecoraro Scanio Pecoroschi e Culattoschi, quindi è un uomo serissimo, assolutamente affidabile. Una delle spie russe che lui va a molestare in un pub di Londra scrive a Guzzanti, sfinito: Your friend is a mental case, cioè mi hai mandato un matto, ritiralo, riportatelo a casa. Scaramella dice che è stato avvelenato da Putin col polonio, poi però risorge e torna in Italia. Appena a terra lo arrestano. Lo arrestano e lo condannano per armi e per calunnia. E pazienza, è andata così. Ah, tra l'altro adesso sia Marini sia Scaramella sono liberi, quindi sono pronti per nuove testimonianze, magari nella nuova commissione sul Covid, cioè su Conte. 2005, mancano pochi mesi alle elezioni e Berlusconi è indietro nei sondaggi. Si vota nel 2006 e rischia di vincere Prodi. Allora cosa fa? Cambia legge elettorale, fa il porcellum e poi alla vigilia di Natale riceve ad Arcore suo fratello e un tizio che ha trafugato dalla procura di Milano un'intercettazione segretata e stralciata perché penalmente irrilevante. Riguarda la scalata dell'Unipol alla BNL e c'è il leader dei DS, Piero Fassino, che dice al patron di Unipol, consorte: allora siamo padroni di una banca. La telefonata da Arcore finisce sulla prima pagina del giornale, che la pubblica nel gennaio 2006, a 4 mesi dalle elezioni. Infatti Prodi perde un sacco di voti e vince proprio di misura, tant'è che al Senato ha la maggioranza di 3 voti e rischia di cascare ogni giorno. Berlusconi, per aiutarlo a cadere, gli compra pure un senatore, De Gregorio, pagandolo 3 milioni e altri per buttarlo giù. E infatti Prodi non dura 2 anni e nel 2008 Berlusconi torna al governo per la terza volta. 2009, il giudice civile di Milano, Raimondo Mesiano, condanna Fininvest e Berlusconi a risarcire De Benedetti con 750 milioni di euro. Perché? È perché gli avevano fregato la Mondadori comprandosi un giudice che aveva annullato il loro Mondadori. E quindi che cosa succede? Che Canale 5 manda in onda Mattino 5, diretto da Claudio Brachino, che fa pedinare dai cameraman il giudice Mesiano, cercando qualcosa di strano. Purtroppo non gli trovano niente, allora zoomano sui suoi calzini che sono inopinatamente turchesi e mandano in onda questa cosa per far vedere che sto Mesiano con questi calzini turchesi è un mezzo matto. Qualcosa non funziona in lui, dice Brachino. E Sallusti scrive: non è solo stravaganza fisica ma anche professionale. Brachino verrà poi sospeso per 2 mesi dall'ordine dei giornalisti. 2011, scandalo del Bunga Bunga. Berlusconi indagato per la prostituzione minorile di Ruby e anche per le chiamate in questura per farla rilasciare dopo che era stata fermata per furto. Il giornale di Sallusti spara subito un alibi di ferro per Berlusconi: gli amori privati della Boccassini. Si è scoperto uno scandalo pazzesco. Nell'81 la Boccassini fu sorpresa
da un addetto alle pulizie del tribunale niente meno che a baciare un cronista di Lotta Continua, che era il suo fidanzato, quindi la Boccassini, 30 anni prima. Non solo aveva un fidanzato, cosa già gravissima, ma lo baciava addirittura. Volete ancora discutere sull'innocenza di Berlusconi? Berlusconi è innocente perché la Boccassini baciava il suo fidanzato. La stessa fine fa chiunque si mette di traverso sulla strada di Berlusconi. Dino Boffo, direttore di Avvenire, critica i Bunga Bunga e si ritrova sul giornale una vecchia condanna per molestie vera e un rapporto di polizia che gli dà dell'omosessuale falsa. Gianfranco Fini si dissocia dalla guerra ai giudici di Berlusconi, patapam, immediatamente gli tirano fuori una casa comprata da suo cognato a Monte Carlo. 2013, gran finale, la Cassazione condanna Berlusconi a 4 anni per frode fiscale nel processo Mediaset. Fino al giorno prima sul giornale i giudici della Cassazione, i 5 giudici del collegio, venivano elogiati come toghe moderate e di lungo corso. E dice, oh, finalmente hanno trovato 5 giudici che piacciono anche a loro. Appena lo condannano diventano dei farabutti e delle toghe rosse, soprattutto il presidente Antonio Esposito. Il giornale lo accusa di avere definito Berlusconi grande corruttore e genio del male a una cena a Venezia, a Verona, 4 anni prima. Lui smentisce, ma Libero e Panorama gli scatenano addosso accuse sia a lui sia a tutti i parenti fino al terzo grado. Esposito viene addirittura trascinato davanti al CSM perché sarebbe andato a cena con Franco Nero, una cosa gravissima, e poi viene naturalmente scagionato. Intanto uno degli altri 4 giudici, Amedeo Franco, va in pellegrinaggio da Berlusconi. Ha appena firmato la condanna di Berlusconi e va dal condannato per chiedergli scusa. Dice, non volevo firmare la tua condanna, ma sai, quello non era un collegio di giudici, era un plotone d'esecuzione. Berlusconi lo registra di nascosto, si cova la bobina per 7 anni, aspetta che Franco muoia e poi, quando non lo può smentire più perché è morto, la tira fuori, la dà a Porro che la spara a Rete4, la dà al giornale e la dà alla Corte Europea di Strasburgo, che però non se l'è filato di pezza. È un po' come nel film Totò 40 Sette morto che parla, qui è giudice che parla da morto. Voi capite adesso perché questi gridano ogni 2 per 3 al complotto? Perché pensano che siamo tutti come loro. E adesso è il momento di Marco Travaglio col passaparola, che ci racconta una cosa. Cosa fanno i governi quando ci sono le emergenze, quando ci sono i casi eclatanti? Sentiamo Marco Travaglio. Appena c'è un fattaccio che colpisce l'opinione pubblica, la reazione dei politici è quella di tirar fuori 2 soluzioni pronta cassa. Primo, una nuova legge, secondo, pene più alte. Per il femminicidio, la nuova legge che si sono inventati bipartisan destra-sinistra è l'ora di educazione all'affettività a scuola, solo che l'affettività della destra è l'opposto dell'affettività della sinistra. I professori di affettività ideali per la destra sono generale Vannacci, Pillon, La Russa. I professori ideali di affettività per la sinistra sono Zan, La Cirinnà, Luxuria. Il bello sarà vedere il professor Vannacci che insegna affettività al figlio di un genitore di sinistra, o il professor Luxuria che insegna affettività al figlio di genitori di destra. I genitori di destra e di sinistra si precipiteranno a protestare coi professori col preside, la scuola diventerà un Vietnam, i politici faranno le solite risse e mentre i grandi litigano i ragazzi continueranno a imparare l'affettività su YouPorn. L'altra panacea di tutti i mali è pene più alte, aumentare le pene, galera, emergenza incendi, pene più alte, emergenza stupri, pene più alte, emergenza femminicidi, pene più alte, emergenza borseggi, furti, rapine, pene più alte, emergenza migranti clandestini, pene più alte, emergenza droga, pene più alte per chi la consuma e per chi la spaccia, emergenza evasione e corruzione, ah no, lì no, lì è pene più basse, anzi... Se non basta abbassare le pene, fanno pure i condoni, gli indulti e le amnistie. Per forza, sono le specialità della casa politica. Il guaio è quando aumentano le pene per dei reati che credono che commettano gli altri, poi ci cascano dentro loro. Per esempio, quando Berlusconi alzò le pene per la prostituzione minorile e poco dopo finì sotto processo per prostituzione minorile. O quando la destra aumentò le pene per la droga e poi beccarono Miciche che andava a prenderla con l'auto blu e il lampeggiante, o quando la destra si intestò il codice rosso contro le violenze sulle donne, che peraltro invece fu opera del governo Conte 1, e poi figlio di La Russa finì denunciato per stupro. Nessuno ci fa caso, ma aumentano sempre le pene massime, mai le minime.
E a furia di aumentare le massime, oggi il furto d'auto viene punito da un minimo di 4 mesi e 2 giorni a un massimo di 30 anni, peggio dell'omicidio. In mezzo che cosa c'è? La discrezionalità del giudice, tanto è tutto finto. Perché? Perché siamo talmente pieni di attenuanti, scappatoie, sconti, pene alternative al carcere e altri buchi scavati dai potenti, tra i quali però ovviamente passano anche i poveracci. Per questo la giustizia è come lo spaventapasseri: da lontano fa paura, man mano che ti avvicini fa sempre più ridere, perché la politica è un pendolo. All'inizio tutti i garantisti gridano alle manette facili e approvano indulti, amnistie, condoni, leggi svuota carceri. Poi i giudici le applicano, cominciano a scarcerare i delinquenti, le vittime si incazzano, la gente protesta, i politici temono di perdere voti e il pendolo tac passa dall'altra parte, cominciano a gridare alle scarcerazioni facili e a fare leggi per buttare dentro un po' di gente, per finta naturalmente, pacchetti sicurezza e aumenti di pene. La Meloni in un anno ha già fatto 15 condoni fiscali, ha abolito il carcere obbligatorio per la corruzione, sta depenalizzando l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze illecite, tolleranza 1000 per i colletti bianchi, però per i poveracci tolleranza 0. Faceva così anche il centro-sinistra, mica è un'esclusiva della destra, prima che arrivassero i 5 Stelle con la spazza Corrotti. Nel 2006 il governo Prodi 2 liberò migliaia di delinquenti per salvare pochi frodatori e corruttori tipo Berlusconi e Previti con l'indulto, il famoso indulto Mastella. E poi subito dopo il ministro dell'Interno Giuliano Amato varò il solito pacchetto sicurezza contro i veri delinquenti, quelli che preoccupano la gente, i graffitari, gli ambulanti, i mendicanti e i lavavetri. Si inventò addirittura aggravanti di questua molesta e porto ingiustificato di bomboletta spray, per cui beccavano uno con la bomboletta, dove va graffitaro maledetto, e l'altro diceva veramente sto imbiancando casa, ah, va bene, perfetto, circolare. Altra genialata la fece Renzi quando inventò l'omicidio stradale colposo, che fino a quel momento si chiamava omicidio colposo su strada, in fabbrica, ovunque avvenisse. Invece no, stradale ci misero. Pena massima 18 anni, quasi quella dell'omicidio volontario. Quindi l'effetto quale fu? È che la vittima, se è ancora viva sull'asfalto, il pirata della strada gli conviene passarle sopra 2 o 3 volte e ammazzarla, così non lascia testimoni vivi in grado di denunciarlo o di identificarlo. Idem per lo stupro. Se la pena massima si avvicina a quella dell'omicidio, lo stupratore avrà tutta la convenienza ad ammazzare la ragazza che ha violentato, così non lascia un testimone in vita che può identificarlo e denunciarlo. In questi casi aumentare le pene non è solo inutile, è anche dannoso, è criminogeno. Prima di diventare ministro, però, il Nordio aveva sempre detto: io sono contro l'aumento di pena, anzi bisogna ridurre le pene, depenalizzare i reati, snellire i processi, diminuire il ricorso al carcere. Adesso sta firmando tutti gli aumenti di pena e tutti i nuovi reati che il governo si inventa per punire delle condotte che erano già punite prima, ma dai tempi dei 10 comandamenti, voglio dire. Oppure per punire altre condotte che o non vanno punite, oppure se vanno punite basta una multa, non c'è bisogno di ingolfare le procure e i tribunali buttando tutto nel penale. Invece questi hanno fatto una raffica proprio di aggravamenti di pene, di nuovi reati. Punizione per la carne sintetica, punizione per la farina di grilli, punizione per i rave party, ma solo sopra i 50 partecipanti. Bisogna stare attenti a quanti si è. Come quando si organizza una cena, mai essere in 12. Abbandono di rifiuti, omicidio nautico e lesioni nautiche. Casomai qualcuno pensasse che si poteva ammazzare qualcuno all'umido o al bagnato. No, era vietato, è vietato adesso anche ammazzare qualcuno fuori dalla terraferma. Violenza contro personale sanitario e scolastico. Qui c'era qualcuno che pensava che si potessero menare o ammazzare i medici, gli infermieri, i professori. Invece adesso hanno chiarito che non si può, neanche loro, non li si può toccare. Io farei anche, non lo so, per esempio violenza contro personale circense. Casomai qualcuno pensasse che si può coltellare un domatore di elefanti, ecco, gliel'abbiamo precisato. Reato universale di gestazione per altri.
l'utero in affitto è sempre stato vietato in Italia, in altri paesi no. Adesso l'abbiamo reso reato universale, cioè decidiamo noi quello che è reato anche in tutto il resto dell'universo, dove naturalmente ciascuno continuerà a fare come gli pare. Mancato invio a scuola dei figli da parte dei genitori è diventato reato, furti commessi da donne incinte con bambini piccoli fino a un anno, galera, incendi boschivi, occupazione abusiva di immobili, tranne Casa Pound, quelli continuano tranquillamente a occupare, guida in stato di ebbrezza, guida con uso di cellulare, rifiuto di esibire il documento di guida, si fanno i processi anche per uno che non fa vedere la patente, parcheggio in area di disabili, imbrattamento di edifici pubblici anche con vernice lavabile, spaccio minorile di droga, istigazione all'accattonaggio quando tu vai da un barbone e gli dici mi raccomando chiedi l'elemosina perché sennò lui da solo mica ci arrivava, rivolte anche pacifiche nelle carceri, nei CPR, istigazione alle rivolte medesime, resistenza a pubblico ufficiale, blocco stradale o ferroviario col corpo o con gli striscioni. Quindi se tutto va bene per blocco ferroviario ci va di mezzo Lollobrigida che ha bloccato un treno per scendere e prendere l'autobus. Quindi, questa norma quasi quasi ci piace. In più hanno prorogato fino a 18 mesi la permanenza nei CPR per i migranti, anche quelli che non hanno commesso reati. Se sei migrante ti chiudono in gabbia anche se non hai fatto niente. Se non vuoi entrarci, cauzione di 5.000 euro, visti i soldi a palate che hanno i migranti nelle tasche se sopravvivono ai naufragi. Ora, che senso ha tutto questo? Il senso degli spot è pura propaganda che non aumenta la sicurezza ma finge di rassicurare. Le truffe agli anziani sono gravissime, hanno fatto bene aumentare le pene, ma certo, ma prima di alzare le pene forse bisognerebbe abolire la legge Cartabia che dice che se la truffa non è stata denunciata dalla vittima, il processo non parte nemmeno. Allora che cacchio aumenti la pena se il processo non parte nemmeno? Leviamo questa roba che devi querelare per ottenere un processo che invece dovresti avere senza sforzi. E invece non l'hanno abolita la Cartabia. Che senso ha aumentare la pena se poi il processo non si fa? Mistero. Se ce l'hanno tanto coi truffatori, tra l'altro potevano cominciare a mandar via Sgarbi, che ha una condanna definitiva per truffa ai beni culturali, invece l'hanno lasciato al governo perché sia chiaro a tutti qual è la pena massima per truffa ai beni culturali. Un posto di sottosegretario ai beni culturali. Un tempo i ricchi la facevano franca con la prescrizione, poi Bonafede nel governo Conte l'ha abolita dopo il primo grado e allora Draghi e la Cartabia che cosa si sono inventati per farla far franca ai ricchi? L'improcedibilità. Se il processo d'appello dura più di 2 anni e quello di Cassazione più di 1 anno, il processo muore stecchito lì, così com'era. Chi si è visto, si è visto. Anche se uno era stato condannato in primo grado, non succede più niente. Adesso la destra legalitaria vuole tornare alla prescrizione, quindi uno stupro o una molestia a una donna, dopo 15 anni evapora e dopo 10 anni evaporano pure le famigerate truffe agli anziani. In compenso, il governo Meloni e la maggioranza hanno già annunciato nuovi giri di vita, naturalmente spot, finti, che fingono di cambiare tutto e in realtà non servono a niente. Castrazione chimica agli stupratori, che è la fissa di Salvini e della Bongiorno, pene più alte per l'abbandono degli animali, non gli dai la multa, fai 3 gradi di giudizio per uno che abbandona l'animale. Nuovo reato di istigazione all'anoressia aggravata dalla minore età, nuovo reato di istigazione alla violenza sui social, nuovo reato di tesa, che sono quando le baby gang si mettono a sparacchiare in aria sui motorini o sulle macchine. È il delitto detto anche reato Gomorra o mare fuori perché l'hanno imparato guardando le fiche. Ciliegina sulla torta, 300.000 agenti potranno comprarsi un'arma senza licenza né un test psicologico e portarsela anche fuori servizio. Così avremo 300.000 armi in più che con tutti gli svalvolati che abbiamo in giro è proprio il toccasana che serviva. Si pensa sempre che l'effetto deterrente del carcere dipenda dal massimo della pena che c'è scritto nel codice, ma i delinquenti a scopo di lucro si fanno i loro calcoli, si informano di quanto rischiano o con l'avvocato o col commercialista, calcolano i costi e i benefici e poi la galera non fa paura a tutti. Il femminicida è accecato dall'ira, dall'odio, dall'incapacità di accettare i rifiuti, no? Dal narcisismo. Quindi al carcere manco ci pensa quando uccide o quando colpisce. E il delinquente abituale entra ed esce dal carcere, è abituale, quindi non è che si spaventa per il carcere. E il poveraccio che ruba perché ha fame, e quello non ha niente da perdere. A chi fa paura
il carcere. Fa paura ai ricchi, ai potenti, quelli che vivono nel lusso, nella comodità, che hanno bisogno di una reputazione, ma non hanno paura della pena scritta nel codice o nella sentenza, hanno paura di quella che poi effettivamente uno sconta, che è molto più bassa di quella scritta, quando proprio non è nulla, no? Sotto i 4 anni in Italia non si va in galera, perché si va ai domiciliari o ai servizi sociali, cioè si resta liberi. Sopra i 4 anni, anche se si va in galera, ogni anno che tieni regolare condotta ti tolgono 3 mesi, quindi c'è scritto 12 mesi, in realtà sono 9. Se hai 70 anni in galera non ci vai, salvo per mafia. Quindi Formigoni ha avuto 5 anni e 10 mesi per aver beccato 6 milioni e 6 di tangenti per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Quanto si è fatto di galera? 5 mesi. Gli altri 5 anni e 5 mesi li ha fatti tranquillamente ai domiciliari o ai servizi sociali. E poi per restare dentro, oltre che giovanissimo, devi essere anche in stupenda forma. L'altro giorno hanno scarcerato Dimitri Fricano, che aveva ammazzato la fidanzata con 57 coltellate. Si era beccato 30 anni, dopo 6 anni è già fuori. Perché? Perché è obeso, fumatore con sindrome narcisistica, cioè invece di metterlo a dieta in cella l'hanno mandato a casa, così continua a sfumazzare e a mangiare quanto gli piace. Prima del divorzio breve, Davigo aveva spiegato il sistema penale italiano con un paradosso, il paradosso in base al quale in Italia conviene ammazzare il coniuge anziché perdere tempo e soldi per divorziare. Mettiamo il caso della moglie che ammazza il marito, poi chiama i carabinieri, si costituisce, confessa e dice: l'ho fatto perché mio marito mi maltrattava, mi perseguitava, mi provocava. Chi può smentirla? L'unica testimone sulla scena del delitto è lei, e quindi si crede a lei. Intanto la arrestano, uno dice no, assolutamente no, perché la custodia cautelare richiede 3 esigenze, almeno una. Pericolo di fuga non c'è, si è costituita. Pericolo di inquinamento delle prove non c'è, ha confessato. Pericolo di reiterazione dello stesso reato, cioè soppressione del coniuge. Eh no, è vedova, non ne ha un altro di coniuge da sopprimere, quindi sta ai domiciliari, che valgono come pena scontata, da defalcare poi dalla sentenza definitiva. Sceglie il rito abbreviato. Perché? Perché c'è lo sconto. Allora, per la soppressione del coniuge si parte da 30 anni di galera, ma ha confessato ed è incensurata, attenuanti generiche, i 30 anni diventano 20. A quel punto attenuante della provocazione, i 20 anni diventano 13. Risarcisce il danno, che più o meno è il costo della parcella dell'avvocato divorzista, e i 13 anni diventano 8 e mezzo. Poi c'è lo sconto per il rito abbreviato e gli 8 anni e mezzo diventano 5 e mezzo. Ma lei sta ai domiciliari. Se fa un anno e mezzo di domiciliari, scende sotto i 4, sotto i quali in galera non ci vai. Manco col binocolo la vedi la galera, perché stai prima ai domiciliari, cioè ci resti, e poi vai ai servizi sociali. E quindi hai ammazzato tuo marito, hai risolto il tuo problema coniugale e non hai mai visto una cella, neanche in cartolina. Invece col divorzio campa cavallo. Se divorziava, tra l'altro, questa non poteva fare la comunione. Mentre invece, uccidendo il marito e poi confessandosi, sì, altro che divorzio breve, questo è il divorzio brevissimo e a prezzi stracciati. Ma che cos'è questa riforma costituzionale che sta presentando la maggioranza? Che cos'è questo premierato? Ce lo spiega Marco Travaglio con il passaparola. Dopo cognati, parenti, cugini, figli, fidanzati, amici, amici degli amici, mancava soltanto la mamma, e infatti la Meloni ci regala la madre di tutte le riforme, come l'ha chiamata lei, che è quella che cambia la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Repubblica e il Parlamento. Oggi l'Italia è una Repubblica parlamentare, cioè gli elettori eleggono il Parlamento, che poi dà la fiducia a un governo guidato da un Premier nominato dal Capo dello Stato. Se il governo cade prima della fine della legislatura, il Capo dello Stato si appella al Parlamento. Se trova una nuova maggioranza, dà l'incarico a un nuovo Premier, altrimenti scioglie le Camere. Dal 1946 abbiamo avuto 68 governi con 32 presidenti del Consiglio, ciascuno è durato in media 361 giorni, un po' meno di un anno. Siamo un popolo litigioso e individualista e i partiti assomigliano al popolo. Ci vuole più stabilità, e su questo sono d'accordo tutti. Qual è l'ideona della Meloni e delle destre? Eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Nel mondo non lo fa nessuno, ci sarà un motivo, no? Anzi, l'ha fatto una volta Israele. Nel 1992 ha iniziato a eleggere i presidenti
Premier, poi ne ha visti cadere tre anzitempo con tre elezioni anticipate, ha smesso, ha ritirato il premierato nel 2003. Noi adesso che cosa facciamo? Lo riesumiamo dicendo che porta stabilità, quando in Israele è l'unico caso ha portato instabilità. Perché? Perché siamo furbi. Il melonierato, perché non è un vero premierato, funziona così, funziona. Si fa per dire, il Presidente del Consiglio viene eletto per 5 anni, come adesso, ma non più dal Parlamento, dai cittadini, su un'unica scheda elettorale, quindi ci danno una scheda al seggio e noi mettiamo una sola croce sul simbolo di un partito o di una coalizione che hanno indicato il loro candidato Premier. La coalizione o il partito che arriva primo, anche soltanto di un voto, si ritrova in Parlamento il 55% dei seggi, anche se magari ha preso il 20% o meno del 20% dei voti. Il Premier più votato va al Quirinale e lì il Presidente della Repubblica deve dargli l'incarico di fare il governo. Fa il governo e governa per 5 anni, se ci riesce. Se non ci riesce, cade, che succede? 3 opzioni per il Capo dello Stato. Primo, ridare l'incarico al Premier trombato perché ci riprovi. Se gli riesce il bis, va avanti. Se non gli riesce il bis e lo ritrombano, seconda opzione. Il Presidente dà l'incarico a un altro Premier che deve essere un parlamentare del partito della coalizione del Premier appena trombato. Ma attenzione, deve presentarsi in Parlamento con lo stesso programma del Premier appena trombato, cioè il programma che ha appena fallito. E allora che l'hai fatta fare la crisi? L'hai fatta per sostituire il Premier eletto dal popolo con un Premier voluto dai partiti, cioè dal Parlamento, contro il popolo. Attenti, perché il secondo Premier è anche l'ultimo, dopo non ce ne sono più altri e deve essere un parlamentare, non può essere un esterno come lo erano Dini, Letta, Renzi, Conte e Draghi quando divennero Premier. Nemmeno può essere un senatore a vita, perché i senatori a vita sono aboliti. Napolitano nominò Monti e poi lo fece Premier, non potrebbe più farlo nessun senatore a vita tranne gli ex presidenti della Repubblica. E se il Premier panchinaro, il Premier di riserva fallisce, che succede? Che succede se muore o resta invalido? Non c'è più un terzo Premier. Il Presidente della Repubblica ha 2 colpi in canna e poi è disarmato, quindi deve sciogliere le Camere e andiamo a votare. La panchina è corta, anzi cortissima, c'è una sola riserva. Terza opzione, fallito tutto, si sciolgono le Camere e si va a votare. Quindi noi avevamo una democrazia parlamentare, non ce l'avremo più, avremo un Premier assoluto con una maggioranza mostruosa, anche se rappresenta una piccola minoranza di cittadini, il Presidente della Repubblica ridotto a un soprammobile. Perché? Perché perde quasi tutti i suoi poteri. Non può più scegliere il Premier, non può più sciogliere le Camere a sua discrezione, non può risolvere le crisi cercando altre maggioranze, non può nominare i senatori a vita, un taglianastri praticamente, decorativo. E intendiamoci, i presidenti alla Napolitano, alla Mattarella che si inventano governi tecnici a mucchiate per ribaltare il risultato delle elezioni e mandare al governo chi le ha perse per tenere fuori chi le ha vinte, una sforbiciatina alle unghie se la meritavano. Ma chiediamoci perché Mattarella è così autorevole. Perché non è stato eletto dal popolo, quindi non si è candidato con una parte contro l'altra. È espressione di un'ampia maggioranza parlamentare e quindi è riconosciuto come super partes. Siamo nell'era dei social, gli umori degli elettori cambiano a ogni stormire di fronda e quindi inseguiamo sempre la novità del momento, poi alziamo gli occhi e diciamo vabbè, meno male che c'è almeno una certezza, il presidente. Ma un presidente così non ce l'avremo più. Perché? Perché col 55% la maggioranza si eleggerà il suo presidente della Repubblica, che diventerà un uomo di parte, l'espressione di quella infima minoranza di elettori che hanno dato l'ampia maggioranza al nuovo premier eletto. Vespa ci ha detto che quello del Presidente della Repubblica non è un problema, perché d'altra parte ha detto chi si ricorda il nome dei presidenti della Repubblica, dell'Inghilterra o della Spagna. È vero, nessuno se le ricorda. Perché? Perché sono 2 monarchie, quindi non hanno il Presidente della Repubblica, quindi non c'è proprio niente da ricordare. Hanno il re e tutti si ricordano il re, Carlo III e Filippo VII. Invece la fine dei senatori a vita è robetta, ce ne possiamo fregare, anche perché non è che rischiamo di perderci un Edoardo De Filippo, un Montale, un Bobbio, una Montalcini, un Piano, un Rubbia, una Elena Cattaneo. Questi li nominavano prima i politici seri, adesso rischieremmo di avere senatori a vita, non so, il cavallo di qualcuno come ai tempi di Caligola, o magari il cognato, un Lollobrigido, magari Gianbruno per dargli qualcosa da fare, insomma è meglio evitare. Parliamo di cose serie. Abbiamo visto che se cade il Premier eletto,
può subentrargli il panchinaro, cioè il secondo e ultimo premier, che naturalmente non è stato eletto per fare il premier, è stato eletto per fare il parlamentare. E siccome è secondo e ultimo, conta molto di più di quello eletto dal popolo. Perché? Perché il primo, se cade, non si va alle elezioni. Il secondo, se cade, si va alle elezioni. E i parlamentari cosa vogliono evitare? Di andare alle elezioni per perdere il vitalizio e la poltrona. Quindi il premier eletto dal popolo è un precario, un co-co-co, che appena giura diventa subito ostaggio di bande, manipoli di parlamentari che cercano di fargli le scarpe. Quindi o subisce i loro veti e i loro ricatti e sta fermo e non fa niente per non scontentarli, oppure se li scontenta lo mandano a casa e ci mettono il panchinaro. Ci mettono il panchinaro che ha in mano le chiavi della legislatura, perché se cade lui si va al voto. Quindi o se lo ciucciano per i restanti 5 anni oppure vanno tutti a casa. Ci sarà la corsa a fare non il premier eletto, il precario, ma a fare il panchinaro. Tutti cercheranno di fare il vicepresidente del Consiglio per poi subentrare al presidente del Consiglio. Oggi il premier è la Meloni, noi immaginiamo che il melonierato fosse già in vigore oggi. La Meloni è alleata ai due partiti piccoli, la Lega e Forza Italia. Beh, comincerebbero subito a ricattarla, perché è lei che dipende da loro, non loro che dipendono da lei. Lei può cadere, loro possono fare la staffetta con il secondo e ultimo premier. E altro che stabilità con questo sistema, ovviamente è un incentivo alla guerriglia. Altro che più potere ai cittadini, se il premier nominato dal Parlamento conta più e dura più del premier eletto dal popolo. E chi potrebbe essere il panchinaro di lusso che prende il posto della Meloni? Adesso si scalda a bordo campo, magari nascosto dietro la panchina in attesa di farle le scarpe. Beh, uno che non ha più i voti che ha la Meloni, usa la Meloni alle elezioni per ottenere come coalizione il 55% e poi comincia a logorarla, a indebolirla, a cuocerla a fuoco lento, a farla scendere nei sondaggi, poi zac, al momento opportuno la sgambetta diventa premier lui e si blinda. Perché? Perché tutti hanno paura di votare e quindi se lo tengono per tutto il resto della legislatura, ma anche se si presentasse nudo con lo scolapasta in testa continuerebbero a votargli la fiducia. A me viene in mente qualcuno che inizia per M e per S come nome e cognome, cioè Salvini. Pensate che fregatura, il popolo ha scelto il premier Meloni e si ritrova Salvini o peggio ancora Tajani. E tutto questo sempre per volontà di un'infima minoranza di italiani, perché l'abbiamo detto, 55% dei seggi, anche se prendi il 17% o il 20% dei votanti, che corrisponde al 12 o al 14% degli elettori, quindi veramente quasi nessuno. Un premio di maggioranza mostruoso, senza una soglia minima di voti presi, che è la ragione per cui sia il Porcellum sia l'Italicum di Renzi sono stati bocciati dalla Consulta, perché non c'era una soglia minima per dare quell'enorme premio di maggioranza in Parlamento. Solo che adesso la legge elettorale non la possono più bocciare i giudici costituzionali, perché la Meloni la infila dentro la Costituzione, quindi anche se è incostituzionale è costituzionale, e se la vuoi cambiare è difficilissimo, perché cambiare la Costituzione, come sappiamo, è difficile. Con il melonierato nel 2013 Bersani, che insieme a Vendola aveva preso il 28%, avrebbe avuto il 55% del Parlamento, e i 5 Stelle nel 2018 col 33% avrebbero avuto il 55% del Parlamento. Questo cosa vuol dire? Che chi prende anche poco ma arriva primo, col 55% del Parlamento si elegge il suo Presidente della Repubblica, si nomina i suoi giudici costituzionali e membri del CSM, si nomina l'Authority, si nomina la RAI, i poteri di garanzia, e non ha più nessun contrappeso, nemmeno i contrappesi che ci sono nel presidenzialismo vero. Pensate che in America il Presidente conta molto, ma dato che si vota il Presidente e il Parlamento sfasati, il Presidente può addirittura avere contro il Parlamento, e in Francia il Presidente della Repubblica può avere contro la maggioranza di governo e il Premier. Premier gollista, Presidente socialista o viceversa. Da noi naturalmente niente. Perché? Perché non votiamo sfasati, votiamo tutto lo stesso giorno sulla stessa scheda, Premier, Camera e Senato. Per fortuna tra il dire e il fare c'è ancora di mezzo che cosa? Non il mare, il Parlamento, che deve approvare questo disegno di legge costituzionale presentato dalla Meloni e dalla Casellati in 5 articoli, e deve farlo con le procedure della legge costituzionale, che non è una legge ordinaria, non basta Camera-Senato.
Senato. Ci vuole di nuovo Camera-Senato, quindi quattro votazioni che più o meno dureranno un paio d'anni e siccome non hanno i due terzi dei voti, sicuramente verremo chiamati noi cittadini al referendum a dire sì o no. Finora di referendum costituzionali ne abbiamo fatti quattro, uno nel 2001 ha detto sì alla riforma del titolo quinto della Costituzione fatta dall'Ulivo, l'altro nel 2006 ha detto no alla devolution della destra, nel 2016 abbiamo detto no alla schiforma di Renzi e nel 2020 abbiamo detto di sì al taglio dei parlamentari voluto dai 5 Stelle. Vedremo come andrà questa volta, certamente sarà importante smentire le bugie. La Meloni dirà che l'aveva promesso in campagna elettorale, no, in campagna elettorale aveva promesso di eleggere il Presidente della Repubblica, non il Presidente del Consiglio. Dirà che i cittadini conteranno di più e invece crederanno di contare di più, ma come abbiamo visto il Premier che eleggiamo noi conterà meno di quello che poi gli subentra per volontà dei partiti. Dirà che oggi il Premier non ha poteri, ma come fai a dire che non hai poteri se hai il record di decreti legge? Ne ha fatti, pensate, in un anno 45, 4 al mese. Il secondo era quello che l'ha preceduta, cioè Draghi, che ne aveva fatti 62 in un anno e mezzo, 3,2 al mese. E ciascuno ha messo un fraccata di fiducia, 33 la Meloni e 55 Draghi. Quindi hanno troppo potere i governi, però gli servirebbe un potere al Premier, quello di nominare i ministri per poter cacciare quelli incapaci o che fanno cazzate. Bene, questo potere non ce l'aveva prima e non ce l'avrà nemmeno con il Melonierato. Quindi un ministro incapace, dato che è nominato dal capo dello Stato e non dal Premier, potrà restare al suo posto e se il Premier cerca di farlo fuori, sarà lui a dirgli no, guarda che ti faccio fuori io perché ti sfiducio. La Meloni ci dirà che questo crea più stabilità e abbiamo visto che invece crea instabilità perché incentiva i partiti piccoli a far cadere il Premier eletto per mettere il Premier panchinaro. La stabilità si ottiene con la sfiducia costruttiva, quella che c'è in Germania e in Spagna. Il governo non può cadere se non è pronta una maggioranza a sostituirlo, ma il Melonierato la sfiducia costruttiva non la mette. La Meloni dirà che si fermano così i ribaltoni e invece non è vero. Perché? Perché non c'è scritto da nessuna parte che il secondo Premier deve avere la stessa maggioranza del primo. Come fa il secondo Premier a impedire a nuovi gruppi nati, tipo Renzi staccato dal PD, tipo Verdini staccato da Forza Italia, tipo Fini staccato da Berlusconi, di votare la fiducia a un governo e quindi di dargli una maggioranza diversa? I ribaltoni saranno possibilissimi, assolutamente. La Meloni dirà che non avremo più governi tecnici, e anche questa è una balla. Non avremo più premier tecnici perché il secondo premier non può essere un extraparlamentare, ma i ministri possono essere tecnici. Quindi, invece di mettere Draghi, avrebbero messo, che ne so, Brunetta o Giorgetti, con tutti i ministri tecnici scelti da Mattarella. E quando misero Monti, invece di mettere Monti perché non c'è più il senatore a vita e non puoi essere fuori, avrebbero messo, che ne so, un altro Brunetta o un'altra scelta con tutti i ministri tecnici. La Meloni ci dirà anche che finalmente abbiamo il sindaco d'Italia, mentre non abbiamo nessun sindaco d'Italia, perché i sindaci rappresentano il 51% degli elettori, mentre qui, come abbiamo visto, il premier eletto rappresenterebbe molto meno e poi i sindaci comunque hanno un vincolo di 2 mandati, dopo vanno a casa. Invece qui non c'è vincolo, quindi il premier può rimanere pure per 10 mandati. Infine, la Meloni ci ha detto che così passiamo dalla democrazia interloquente, cioè chiacchierona, alla democrazia decidente, ma forse voleva dire deficiente, perché questa riforma porta alla mente un vecchio detto: la madre di tutte le riforme è sempre incinta. Marco Travaglio. Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Su quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato.
disobbedisco al sistema. Io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema. A questa messa in scena, cosa sono, dove sono, quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando, per chi stiamo vivendo, chi ci sta bombardando? Cosa sono, dove sono, qui si sta surriscaldando. Bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Non ho mai capito perché tanto dolore, questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta. Qua è tutto marcio, dalla testa ai piedi, solo se non vuoi vederlo non lo vedi. Quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, questa messa in scena. E non resta speranza.
risolvere la confusione, come posso domarla? Paura di essere diverso dalla massa, faccio il boia almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti. Vedo a scatti, forse perché siamo fatti, che si succedono, lo sai, lo sai. Che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare, il fatto è che non c'è. Fatto come te, siamo passi sopra terreni arsi di senso, siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, che ci possa separare, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove viaggiare, il fatto è che non c'è un posto più bello di te, il fatto è che non c'è
posto più bello di te dove abitare. Il fatto è che non c'è posto più bello di te e ridere a crepapelle sotto le stelle a contatto con la nostra pelle. Il fatto è che non c'è niente più bello di te. Un fatto come te. Il fatto è che non c'è. Il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è, ho fatto come te, lo sai, che non moriremo mai, lo sai. Lo sai, che non moriremo mai, lo sai, lo sai. Ta sapiera ritma kazik, o rutu fiera ritma kazik, a mai hos, a mai hos. A ruta na vera presta si, a ruapas nesere viva. Amai kolos, amai kolos. E kula leva nu aveva i, e corca luseri Roma ori. Lo poplet ene plia fi, o tu ianu ena plia di, amai folos, amai folos. Eco valeva nu aveva i, e capidolos aval rapè. Roma era su nevasi e mi si leve socolo ede. Arutana e noi somme e traucal i nostri cresi legna, amai legna, amai colo. Oh.
notte non dormiamo mai, prima che arrivi l'aurora. Stiamo a guardare esplodere le luci del mattino. Nel buio ci accarezzano, nel vuoto ci trasportano. Aumentano i consumi delle caldaie e dai che ritorneranno ancora i bonus vacanze e dai sono promesse latitanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle, sono permesse le carezze ma dipende dalle circostanze, dipende, forse dipende da chi decide, chi sceglie, dipende, forse dipende da quanto costa, quanto si spende, dipende dalla curva se scende e da quanto si vende, dipende, dipende,
dipende se nessuno si offende, c'è anche il numero verde, e dai Italia, e dai gente, dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente, dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E dai, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E dai, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E dai, pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E dai, torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dai, Italia coi suoi mostri. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente, dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre, e dagli Italia, dagli gente, dipende. Forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente, dipende, e dagli Italia, dagli gente, dagli Italia, dagli gente. Mentre una coppia si bacia ballando dietro di noi, mi guardi, sorridi, fai ciò che vuoi e sai esattamente cosa vorrei. Una vodka lemon con tanta vodka, un abbraccio profondo e tutto il rumore intorno a noi. Ma stringimi la mano anche senza un motivo, anche senza capire che insieme noi due siamo supereroi. Mi porti via lontano, senza un punto d'arrivo, senza sapere che da sempre insieme noi due siamo supereroi. Ho bisogno di andare, non ti riesco a decifrare, sussurri all'orecchio troppe parole, ho il tormento dentro ogni spiegazione, il buio rapisce, il colore sparisce, ma cosa ti aspetti se tutto finisce? Tra le mani fredde, il casino di sempre, un passo all'indietro e non sento più niente. Senza capire che insieme noi due siamo supereroi. Mi guardi via lontano, senza punto d'arrivo, senza sapere che da sempre insieme noi due siamo supereroi. Ma in questo mondo spesso gli eroi sembrano girare al contrario, non si distingue più cos'è superfluo o necessario. Non darmi tempo
nostra mente lanciano i siluri per liberarci dai riflessi. Non so più come fare per risalire dal fondo che non riesco a toccare. Ho perso tutto nel fondale marino, ma mi rimane la musica e qualche casino ad accendere le notti cerebrali, a contare i miei stati confusionali. Vedere che tutto non va poi così male. Vorrei averti qui con me e chiederti scusa quando l'odio mi assale. Perché non voglio morire più. Perché non voglio morire. Già si sente in gabbia e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò. Questo non è un e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò perché non vivo per un like. Non uso i bot,
odio l'arresto. Ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Non vivo col terrore nella tasca, odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò. Questo non è un film e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma se non morirò diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download. Sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un gran canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani. Non ricordo dove sia, casa mia, la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto sembra intatto, senza un difetto. Sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene. Silenzio una chimera, liscia come cera. Infiammo una preghiera. Ma se tutto fosse vero, non sarebbe tutto nero. Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere, in condizioni estreme siamo vivi e morti insieme. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Quando sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare. Le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme. Sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Di te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Tu
dammi altri giorni così. Sì, dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così che mi fanno bene. Quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, poi tornare a piangere. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella puoi rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella puoi rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. E la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte,
Mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mi mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. L'estate ti sorriderà, vivrà. L'amore è un'orma sulla sabbia che tu vorresti ritrovare. L'amore è il tempo che ti cambia, è il sole che ti fa sudare. Sua felpa bianca nei sogni tuoi, distanza che porta da lei lì nella sua stanza. Ricordi ne hai? Quando lo incontri tra la gente, lo riconosci dai suoi occhi. L'amore è l'onda che tu tocchi, è il sale che si sente in fondo al blu di questo enorme mare. Ci sei anche tu, l'unica che so amare, forse laggiù. In questa lunga spiaggia ci sei anche tu, e scende un po' di pioggia e senti che ti manca, dolce com'era la luna che imbianca le onde della sera. La gente che canta
dal blu di questo enorme mare ci sei anche tu, l'unica che so amare. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà, vivila. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà. Che non vorrei aver nulla da dire, e in fondo non vorrei neanche stare qua. Le tue parole adesso non mi sfiorano più, e fidati di me, va a dar lezione a quel che rimane dentro di te. Ho fatto errori e ne continuo a fare, cerco di buttarmi giù, questo quinto piano mi impedisce di volare giù, giù. Non riesco a sopportare le giustificazioni, le mie ricerche d'attenzione. Voglio farmi odiare perché a volte ciò che di buono rimane scompare da questa mia mente surreale, da questo istinto primordiale che non mi lascia in pace. Preferirei uccidermi per dimenticare questa ossessione maniacale che mi amplifica tutto il male. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace di farla finita adesso. Odio la compagnia, ma continuo a cercarla in ogni persona. Non so cosa sia, ma non riesco a trovarla, una fantasia. Sta pace interiore è una frenesia, un'invenzione che mi fa impazzire e che mi sono legata, e queste catene mi stringono gli organi alle pareti. E tutto quello che ho da dire è che non vorrei aver nulla da dire. In fondo non vorrei neanche stare qua. Chissà se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Coraggio, non ne sono capace.